Ok, dall'inizio. Il tour di concerti Marry Me è qualcosa che non dovreste perdervi. Tra 36 ore la superstar Kat Valdez e il vincitore di Grammy Bastian canteranno la nuova hit Marry Me e si scambieranno le promesse in diretta streaming davanti a 20 milioni di persone. Ciao, a domani. Io sarò quella col velo. Charlie, accade una volta nella vita. Ho mia figlia stasera. Bene, io ho comprato 3 biglietti, portala. Papà, non ti diverti più da quando mamma se n'è andata? Di sì. Sposami, Kat! Ma che ci faccio io qui? Ok, andiamo, mancano 5 minuti. Che guardano tutti? Niente. Dammi il telefono. Il futuro marito di Kat Valdez colto mentre la tradisce con la sua assistente. Reggi questo. So che 20 milioni di persone sono sintonizzate per vederci scambiare le promesse. Se vuoi avere qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso. Perché no? Sì. Io sposerò te. Te! Vai! Ma... Vuoi tu, tizio qualcosa? Prendere Kat come tua legittima sposa? Ok. È una cosa pazzesca. Kat Valdez ha lasciato il tizio del concerto e ha sposato l'autista di Uber. È una situazione assurda. Gli offriamo $5,000 e aspettiamo che passi la bufera. E se restassimo sposati? Ho iniziato una cosa ieri sera e se non la finisco sembrerò pazza. Dobbiamo giocare d'anticipo. Come stai? Come stai? Beh, ok. Solo 3 mesi. Ma io neanche la conosco. L'abbiamo fatto in due, volenti o no, ci siamo dentro insieme. Dobbiamo apprezzare la spontaneità di quel momento. Non voglio diventare una barzelletta. Che cosa faccio? Sorridi e basta. Questa è la cosa più incredibile che potesse capitare nella tua vita. 237.000 persone penseranno, pare che stia in un club di matematica. Sto in un club di matematica. Sai, passare del tempo con voi oggi mi ha fatto sentire normale. Accompagnami all'apertura dell'anno scolastico. Vuoi che venga con te al ballo della scuola? Posso lasciarti un bigliettino nell'armadietto. Chiamami se ti senti sola. Pronto? Mi sento sola. Hai paura che si innamorerà di nuovo di Bastian e ti mollerà? Io avrei paura quanto te. Noi non dobbiamo fingere, non può funzionare. È saggio secondo te? Io credo che non lo sia più da 6 settimane. I was on my way to you. Ma chi credi di essere, bello? Un suo fan? No, non sono un fan, sono... Beh, lo sono adesso.